Ok, allora chiedo scusa in anticipo. Tocca a te! Mancata! Sarò sempre un passo avanti a te, Ben. Allora veniamo al mio secondo passo. Cosa? No! Big Bang! Cosa? Dov'è il pavimento? Rilassati, Ben. Ovviamente non siamo nello spazio, è solo un altro trucchetto di incantatrice. Ma che dici? È ovvio che di spazio ne so molto più di te. Sei solo un tonto spaziale. Gwen, sono serio. Ormai siamo costretti a vagare per sempre nel vuoto. Già il fatto che puoi sentirmi dovrebbe farti ricredere. Non siamo nello spazio? Se avessi ascoltato la spiegazione, sapresti che il cosmo è un vuoto e nel vuoto il suono non si propaga. Ma che stai dicendo? Ci siamo noi, questo posto non è vuoto. Tonto! No, ferma! Così rotoliamo via! Ah, allora lasciami! Oh, la smettete di strillare, voi due, mi avete già stancato! Non sono un pupazzo! Usa qualcun altro per mandare avanti la tua sceneggiata! Come osi ribellarti a me? Non mi interessano le tue manie. Non sei neanche una vera maga. Ti manca il cappello a cilindro. Da dove li tiri fuori i conigli? Per me Kevin ha ragione. Sei fin troppo irrispettoso per essere una semplice marionetta nelle mie mani. Non ho paura di te. Sei solo una ragazza stramba. Ti senti tanto speciale? Beh, non lo sei. Senza il tuo orologio non vali nulla. Quindi smettila di resistermi e dammi il tuo potere. Quel mostro è... Kevin! Voi ragazzi siete così inefficienti con i vostri alieni. Ne avete così tanti, ma alla fine ne usate sempre uno alla volta. Io invece preferisco usarli tutti insieme. Ah, ok. Al campo non ci hanno spiegato come affrontare un Kevin mostruoso. Sta tranquilla, cugina. Affrontare mostruosità del genere fa parte del mio istinto. Oh, ecco le leggi dello spazio. Tranquillo, ci penso io. Non riuscirai mai a spingere Homo Sapiens. Oh, sì. Puoi farcela, Ben. Sfrutta la fisica. Tuo cugino è spacciato. E mentre voi ragazzini vi tenete occupati, io posso tornare alle mie magiche letture. Oh. Scusatemi! Fatemi sapere quando avete finito di giocare. Ora il gioco è finito. Ci vediamo sulla terra, carina. Spero di potermi sfuggire così facilmente, Gwen. Andiamo, serve una magia spaziale. Ma